sembra non esserci più pace per i commercianti di Benevento. Bisogna infatti fare i conti con l'ennesimo attentato ai danni di un esercente. Questa volta nel mirino è finito lo Yab Store Lab, negozio di abbigliamento al corso Vittorio Emanuele. La tecnica è sempre la stessa. Ignoti hanno versato del liquido infiammabile dinanzi alla saracinesca per poi appiccare l'incendio. Ormai si tratta di un modus operandi consolidato e, purtroppo, ben noto, che allunga in città la lista delle intimidazioni a danni dei commercianti. L'allarme stavolta è scattato intorno all'una, quando il fuoco è divampato all'interno del locale, danneggiando sia la vetrina sia alcuni scaffali sui quali era sistemata la merce. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale, gli agenti della volante e la scientifica. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo, confermata dal rinvenimento di tracce del liquido adoperato. Nel frattempo la tensione in città cresce. Palazzo Mosti è pronta a fare la sua parte, come ci ha detto l'assessore delegato al commercio Nicola De Luca, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Luca Assessore, l'ennesimo episodio intimidatorio ai danni di un esercizio commerciale del capoluogo. Sì, l'amministrazione esprime senza meno preoccupazione e anche solidarietà ai commercianti, e non solo, che subiscono di queste, diciamo, aggressioni. Naturalmente questa solidarietà cercheremo di non farla essere solo, come dire, di facciata, e quindi al più presto l'amministrazione cercherà un confronto con la prefettura per attivare tutti quei meccanismi e quei presidi che vadano alla tutela e a, diciamo, alla riduzione, se non all'annullamento di questi non piacevoli eventi, diciamo. Sì, del resto anche il presidente di Confcommercio proprio ad Otto Channel qualche giorno fa aveva sollecitato proprio la prefettura a dare seguito ad un accordo sottoscritto qualche anno addietro, quindi anche questa è la linea del comune, insomma, sollecitare un attimo le istituzioni al fine di trovare una soluzione possibile di contrasto a questi episodi. Certamente, perché naturalmente è l'unico modo per poter cercare di evitare quindi il contrasto a questo tipo di attività, e quindi naturalmente in un momento drammatico già per il commercio in questa città è evidente che non c'è altra strada che quella di cercare di tutelare maggiormente e di più questi commercianti.